noi siamo sulla stessa barca. E non, che nessuno pensi che faccia qualcuno che sulla graticola per essere inquisito, non è questo. O come parte, cioè siamo tutti parte di un percorso, che è quello di evitare quello che si sta realizzando. Di profitto umano, come hai detto. Ma è anche un effetto, è anche un volermi sentire la parte del mio sì, qual è la sua posizione, ma non perché mi piace. Si rendesse conto che c'è un telefono che è il contrario a questa mascata. Questa provocazione, e poi i politici siamo che fanno, sono anni che sappiamo quella la cosa. Quindi al di là adesso di questa diciamo contrapposizione, a noi ci interessano le aree. Ci interessa appunto, ecco, questo è importante il passaggio su questo gruppo, e io mi auguro che il Presidente ci rappresenti quando verrà il signor dell'Ambito, o chi verrà, o chi per esso, che siano presenti, mi auguro, più sindaci possibili, o delegati dal sindaco, ma così sono stati pochini, più sindaci, più istituzioni possibili. Mi auguro che sia presente qualcun altro della politica, mi auguro che sia pure l'Ambito, o chi per lui, insomma, o che si faccia anche una sensibilizzazione più sommaria, se non riuscire diciamo pubblicamente in difesa di questa cosa, perché penso che i tempi siano maturi, perché quelle cose nel senso simile che stanno detto pure loro, cioè che si sta realizzando qualcosa di anche progettualmente differente quello che è traslato con l'occupazione di particelle, con una strada che è interconnibile, infatti diceva bene, cioè abbiamo una strada a tempo stagionato. E quindi tutte queste incongruenze dovranno emergere con forza, fermo restando che se come diciamo territorio, no, non mi sento, perché bisogna esporre solo, ci esponiamo noi come territorio ognuno nelle sue diciamo rappresentate, dobbiamo andare nuovamente alla regione, dobbiamo andare alle procure, dobbiamo essere ascoltati da chi che sia, lo facciamo, ma con un percorso penso diciamo univoco, perché le analisi le abbiamo fatte, siamo tutti d'accordo che qualunque tipo di riscaldo speciale, pericoloso, non pericoloso, in questo territorio è ovvio che stride, quindi è inutile ripetere quali sono le ridotte. Penso che in questo momento abbiamo questa fine che si è raggiunto, che è quella di questa sospensione, che penso siamo in Italia, dobbiamo approfittare di questa sospensione, momentanea diventa definitiva, perché diventa definitiva dobbiamo dare dati inoppugnabili, certi, a quelli dell'altro e poi riferiranno nella speranza che si sospenda definitivamente, senza per quanto ci guarda, per come minoranza. Voi sindaci non siete la controparte, ma nessuno è controparte, siamo tutti sulla stessa parte, penso di interpretare anche il senso di sicuramente gli amici. Oggi diciamo che è il momento di essere operativi in maniera quasi cinica, cioè scientifica. Quelle dati tecnici di cui iniziali, si deve pure si riscaldano e anche che hanno appena iniziato, sono dati che dei dati di fatto, e quindi è giusto. Questo volevo dire, quindi, per me va bene quello di essere presenti, di rimarcare quelle principali, e se bisogna andare tutti insieme a fare alla regione, e quello che io